importante. Summit questa mattina a Fano dei sindaci dei comuni coinvolti nei problemi causati dalla chiusura della Contessa, la strada che collega Cantiano a Gubbio e che nello stesso tempo costituisce un'arteria fondamentale per i collegamenti tra Marche e Umbria, soprattutto con Roma. Sono stati presenti nella sala della Concordia del Palazzo Municipale il sindaco di Gubbio Filippo Stirati, il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini, il sindaco di Cagli Alberto Alessandri e il sindaco di Fano Massimo Seri. Ad evidenziare l'importanza dell'argomento in discussione sono intervenuti anche diversi rappresentanti di categoria, tra cui Fausto Baldarelli della CNA e Amerigo Varotti della Confcommercio. La chiusura della Contessa significa far piovere sul bagnato dopo l'alluvione che ha stravolto il territorio di Cantiano, creare danni a tante aziende, dirottare il turismo umbro tradizionalmente indirizzato nella Riviera Fanese, nel sud delle Marche. Il tavolo che si è costituito a Fano serve a realizzare un organismo altamente rappresentativo, finalizzato a limitare i danni. Sindaco Filippo Stirati, ci levi subito una curiosità: come è venuto questa mattina a Fano? Con qualche difficoltà, perché ho dovuto riprendere la strada 298, quella che a Gubbio è conosciuta come la strada di Scheggia, e naturalmente questo ha determinato almeno un quarto d'ora in più di tempo. E poi nel versante marchigiano abbiamo incontrato anche semafori e ulteriori rallentamenti. Quindi è chiaro che viviamo una situazione di criticità che, nel caso del versante nostro, quello Gubino, va superata rapidamente, mi auguro, con la messa in sicurezza del viadotto e della galleria. Però noi dobbiamo pensare anche al futuro e quindi immaginare una viabilità che da Gubbio all'area interna del Basso Pesarese Marchigiano, Cantiano e così via fino a Fano rappresenti, diciamo così, una viabilità rinnovata e che rilanci da un punto di vista anche del tessuto socio-economico questa parte umbro-marchigiana che ha tanta storia, ha tanta cultura d'impresa, riguarda i trasporti, riguarda il turismo, riguarda la cultura, cioè c'ha tanti fatti che la legano da secoli. I lavori della Contessa sono lavori che ogni tanto tornano, ecco, io mi auguro che stavolta sia l'ultima volta, siano i lavori definitivi, sono lavori che però sono inderogabili. Se da una parte c'è l'inderogabilità dei lavori, dall'altra bisogna che mettiamo in campo tutte le strategie per mitigare i disagi ai cittadini e soprattutto alle attività d'impresa. Quindi il controllo certo sulle tempistiche dei lavori, un'adeguata segnaletica che possa indirizzare il traffico lungo le direttrici alternative corrette e soprattutto, e questo è lo sforzo più importante che dobbiamo fare, è quello di mettere sul piatto dei ristori. Perché non possiamo permetterci, e sarebbe questo incomprensibile, che a lavori finiti quelle attività che nel frattempo si sono visti mancare questi flussi chiudano. L'iniziativa di oggi qui nel nostro comune, quale obiettivo si propone? Ha più obiettivi. Intanto c'è un primo messaggio forte che i territori provano a ragionare insieme. Il tema, i ragionamenti si fanno sempre nord-sud e quasi sempre meno est-ovest. Quindi costa entroterra, ma soprattutto pensare anche al futuro, pensare che con un progetto che non può essere l'attuale Contessa, ma anche con un traforo. Ci sono già dei progetti partiti all'inizio degli anni 2000 che vanno rilanciati e lo faremo insieme con Gubbio, nella città di Gubbio, nel mese di giugno. Poi è un'occasione per fare una strategia nuova, una strategia che guarda al futuro, che guarda a questi territori, che devono essere connessi e hanno interessi reciproci forti, non sono solo quelli turistici. Se non facciamo questo, il rischio è che con le nuove infrastrutture, con le politiche dei decenni scorsi, i flussi verranno trasferiti dalla parte nord della nostra regione verso il sud. Io non dico che non devono essere i flussi e le opportunità su più direzioni, ma dico che non possono essere spinti verso altre.